Ciao e benvenuti sul mio canale YouTube. Voglio fare questo pane con l'anice. Userò questa farina di Camot di grano Khorasan, una farina bio, e poi ci metto un po' di tipo 1 di pietra, macinata a pietra. Bene, ho preparato la pasta madre, l'ho già spezzettata, e l'acqua, le dosi le trovate in descrizione. Questa è l'anice. Metto la pasta madre spezzettata direttamente nella ciotola della planetaria, poi aggiungo un po' di acqua e la sciolgo anche con le mani. Poi ci metto un po' di farina, ci metto la farina di tipo 1 e poi un po' d'acqua. Continuo così, sciolgo bene la pasta madre. Ok. E aggiungo poi tutto il resto della farina, la farina di Camot. Bene. Ci metto ancora acqua. E faccio girare. Come al solito qui farò dei tagli, altrimenti sarebbe troppo lungo il video. E aggiungo mano a mano l'acqua, poi ci metto il sale. Io metto sempre un cucchiaino scarso, come sapete, lo preferisco sempre un po' meno saporito il pane. Poi in questo caso c'è l'anice che comunque gli dà il sapore. Faccio incordare. Quando l'impasto è pronto, ci metto i semi d'anice, eccoli qua, e faccio girare un altro pochino a velocità bassa. L'anice è molto usato nelle tisane digestive ed antigonfiore. Addirittura nell'antichità lo usavano come un potente afrodisiaco. Bene, una volta pronto vado a fare delle pieghe a tre, lo allargo e faccio un giro di pieghe a tre. Come sapete, invece, la farina di Camot proviene da una qualità di grano antico, il grano Khorasan. Ha un vantaggio superiore rispetto al frumento comune perché contiene tante proteine in più, poi contiene zinco e magnesio, polifenoli. E tanta vitamina E, quindi è molto salutare. Bene, finito il giro di pieghe, copro con il recipiente e lascio riposare una mezz'oretta. Dopodiché lo allargo ancora. Faccio un altro giro prima di metterlo in lievitazione dentro un recipiente con la coperto, con un coperchio oppure con la pellicola. Ecco, lo arrotondo un pochino. Ok. E qui ci resterà per diverse ore, comunque deve aumentare di volume. Io adesso, come al solito, siccome lo sto facendo, sono arrivata in serata, lo metto in frigo. E la mattina dopo, ecco qua, lo trovo ben lievitato, ma se voi iniziate la mattina potete direttamente farlo in giornata. Quindi la mattina dopo lo tengo un pochino a temperatura ambiente. E poi lo giro sul piano di lavoro dove andrò a fare altri giri di pieghe.
Quindi dicevo, non fatevi problemi, se voi riuscite a iniziare la mattina presto a fare l'impasto, in serata potete benissimo cuocere il pane. Io ho iniziato tardi e quindi ho dovuto per forza appoggiare l'impasto in frigo. In frigo perché tutta la notte fuori sarebbero state troppe ore, non avrebbe retto la lievitazione. Ok. Ora faccio riposare di nuovo una mezz'ora, mezz'ora, 40 minuti, insomma, non è che deve essere per forza così preciso. Copro. Ed ecco qua, passato il tempo, allargo di nuovo l'impasto. E qui ora farò le pieghe, però poi vado direttamente a formare il filone. Vedete i semi di anice, non ne ho messi tantissimi, se vi piace con il sapore un pochino più forte potete metterne anche un pochino di più, Così però appena che si sente rimane il sapore, delicato. Bene, faccio le pieghe in questo modo. Ok. Sigillo bene. Ora posso mettere un po' di farina e un po' di semola. Ed ecco qua il mio filone. Lo giro ancora un pochino. Ok. È molto morbido perché l'idratazione è abbastanza alta, è superiore al 70, adesso di preciso devo fare il calcolo. Bene. Metto il filone dentro il mio cestino dove ho spolverizzato un po' di semola con un telo e la chiusura l'ho messa in alto. Lo copro e questo ora dovrà lievitare altre 3-4 ore. Mi controllo ogni tanto la lievitazione, eccolo qua, si è gonfiato molto, faccio la prova dito, all'incirca è stato 3 ore e mezza il mio, però dipende molto dalla temperatura che avete in casa. Io direi che è pronto, allora mi accendo il forno così passa un altro po' di tempo, e il forno al massimo con un pentolino. Ok. Possiamo infornare. Ho preparato la carta forno sulla teglia e poi ribalto il pane così. Se volete potete anche poi trascinare la carta forno su una teglia calda o sulla pietra, come volete. Io procedo così perché tanto ho visto che alla fine, anche se non è calda, il pane cresce lo stesso. Ci farò soltanto un taglio così, vedete, è molto morbido, visto che è molto idratato, non faccio nessun tipo di disegnino, faccio solo il taglio, affondo un pochino poi col bisturi e in forno. Eccolo qua, dopo 30 minuti vedete si sta già alzando e si sta aprendo. È pronto all'incirca dopo 50 minuti. Io l'ho fatto cuocere un po' troppo, mi sono distratta un pochino, dovevo abbassare un po' la temperatura, invece mi sono distratta. È venuto ben cotto, qui sarà contento sicuramente mio marito. Bene, una volta freddo lo taglio. E vediamo com'è all'interno. Ed eccolo qua. Ci sono dei bei buconi. Ecco qua. Ho tagliato le fette, c'è anche il coniglietto, come vedete, c'è un buon profumo di anice
Bello, sì, alla fine è meglio che sia ben cotto perché dentro, vedete, è morbido, la farina di Camut è così, rimane un po' morbida, quindi è meglio farlo cuocere di più. Bene, amici, ora vado subito ad assaggiarlo questo pane. Vi ringrazio della visione, noi come al solito ci vediamo al prossimo video, se vi piace il video lasciate un like. E condividete. Grazie a tutti. Ciao ciao.